ne andiamo a Zurigo anche perché un cubo di vetro. Con un po' di paura andiamo a Zurigo. In effetti sì. Un cubo di vetro che consente di usare la toilette guardando i passanti senza però correre il rischio di essere visti. Si chiama quest'opera Misse Sec ed è un'opera della scultrice italiana Monica Bombicini. Quest'opera è installata di fronte alla Kunsthaus di Zurigo. Vi spieghiamo, questo bagno esternamente ricoperto di specchi fa parte della mostra collettiva L'Occhio Liberato dai Limiti, che da diverso tempo fa bella mostra di sé nella città sulla Limmat. Il camaleonte, dovreste saperlo, è notoriamente curioso e ha pensato di chiedere maggiori dettagli dell'opera alla sua mamma, la sua genitrice, che ha il telefono con noi, che salutiamo. Monica Bombicini, qual è il percorso che ha seguito per creare questa toilette così speciale? Misse Sec è un lavoro che si relaziona a lavori degli anni 60, minimalisti, e è un lavoro che è una specie di critica soprattutto ai pavillons di Dan Graham e all'idea di modernismo, eccetera, della trasparenza. E niente, questa qui ho pensato così, che è fatto un'idea anche, cioè c'è un sacco di ironia, diciamo, in questo lavoro rispetto come critica ai lavori di Dan Graham, perché riprendo praticamente quasi, o riuso quasi gli stessi materiali che usa lui, però nel mezzo ci metto un cesso. Ecco, quanto è importante l'ironia per chi si occupa di arte e per chi fa arte? Probabilmente è un valore aggiunto che ultimamente non se ne vede molto in giro. Sì, perché penso sia così un mezzo facile da capire per tutti, no? L'umorismo, in un certo senso. E anche perché spesso l'arte è così piena di valori che sembrano essere così importanti, che sembrano essere chissà che cosa, che mi sembra... ogni tanto è necessario usare appunto dell'umorismo o dell'ironia per uscire un attimino da determinati schemi. Quindi quella di Zurigo, voglio dire, è utilizzabile anche? Sì, è utilizzabile, cioè è praticamente una specie di bagno pubblico, se si vuole. Di bagno pubblico utilizzabile tranquillamente. E per esempio lei l'ha utilizzata prima di proporla? Beh, l'ho utilizzata quando l'abbiamo costruita, devo dire che è un po' strano usare quel bagno. Il fatto di veder passare della gente, magari gente che corre, quei bambini, le borse... È altrettanto stimolante. È altrettanto stimolante? Sì, è stimolante, anche perché infatti il titolo lo dice bene, Don Misse Sec si relaziona anche al pubblico dell'arte, soprattutto se ci sono biennali o mostre di gruppo grandi, dove normalmente durante l'apertura vengono, cioè c'è un sacco di gente che va soltanto per farsi vedere o guardare chi c'è e chi non c'è. E in quel senso il bagno chiaramente a questo lavoro ironizza anche la situazione un po' dell'arte, no? Nel senso che non ti perdi proprio un secondo neanche se proprio devi andare al bagno. Monica Bombicini, per chi fosse interessato è possibile vedere per esempio altre sue installazioni, altre sue opere, che so, su un sito internet, se ne possiede uno? Adesso si può guardare qualche cosa sul westofromeinc.com. C'è questa mostra che ho appena finito di fare a Los Angeles, a Pasadena, e lì si possono vedere tutti i lavori della mostra. E su cosa sta lavorando in questo periodo? Su quali materiali, per esempio? Ma per esempio adesso stavo lavorando questa biennale di Guangzhou, la biennale di Liverpool a Guangzhou. Sto preparando una serie di questionari per lavoratori, ma questo è un lavoro che già ho iniziato nel 99, è una serie di domande appunto a muratori che ho già distribuito in Europa e in America, adesso stiamo cercando di distribuirli in Cina, in Corea e in Giappone. Monica Bombicini, grazie per essere stata con noi. Grazie, altrettanto. Arrivederci. Buona giornata, ciao. L'arte a volte è strana, come abbiamo sentito da questa notizia di 5 anni fa, quando c'era questa installazione del tutto particolare a Zurigo. Fra poco parleremo proprio di stranezze dell'arte con Mario Casanova, direttore del Centro d'Arte Contemporanea a Ticino. E allora, poco fa abbiamo sentito che nell'agosto del 2006 c'era quest'opera di un'artista italiana che esponeva in strada a Zurigo, un cubo di vetro che fungeva un po' da bagno pubblico. Arte strana, di stranezze dell'arte ne vogliamo parlare ora con Mario Casanova, direttore del Centro d'Arte Contemporanea a Ticino. Buongiorno signor Casanova. Buongiorno a voi. Allora, ha sentito anche lei questa notizia, forse se la ricordava, ma con lei voglio parlare proprio di questo abbinamento arte e provocazione. Dove sta il confine tra arte e provocazione secondo lei? Allora, io mi ricordo bene l'installazione di Monica Bombicini, che è un artista che conosco. Mm-hmm.
l'arte è strana nella misura in cui appartiene per fortuna ancora al mondo dell'irrazionale, quindi probabilmente la società dell'oggi tende a razionalizzare ogni cosa e quindi rende ogni cosa strana. Mi ricordo da Bonvicini, in realtà la scultura riguardava proprio uno dei temi a me cari, la commercializzazione del pensiero, che è tipicamente legato all'illuminismo, quindi al dopo rivoluzione francese. In realtà lei con questa installazione riprende il tema del panottico creato da Jeremy Bentham per la società illuminista ottocentesca, dove si può controllare senza essere visti, e che è uno dei modelli applicati poi di controllo delle masse nella borghesia. Ricordo nell'antichità, se ripensiamo bene, cose strane nell'antichità non è che ce ne fossero tante, o meno, quantomeno non si consideravano strane. Si pensa alla Grecia, a tutta la statuaria, alla pittura, ma anche nel Rinascimento, lo stesso Michelangelo, ed erano cose che appartenevano al nostro soggettivo. È solo più tardi, probabilmente con la Rivoluzione Francese, che si tende a considerare l'arte strana. E entra anche un concetto di censura dell'arte. Vero, ci sono tantissimi artisti che contemporanei, fotografi che dedicano si dedicano all'arte in maniera molto strana, non so, citando anche Spencer Tunick, questo fotografo che fotografa sempre un grande numero di persone nude in centro, non so, a New York piuttosto che a San Francisco, a Parigi. Insomma, c'è tanta provocazione nell'arte di oggi. Lei si ricorda qualche opera strana e particolare che ha visto nella sua vita di direttore del CACT? Ma guardi, a dire il vero, di opere strane non ne ho viste, perché credo che, come dicevo prima, l'arte è veramente antireale e ha sempre dato in qualche modo fastidio, sempre fatto paura. Ho visto tante opere un po' sciocche, un po' stupide, nel senso che, no, mi ricordo installazioni di artisti di cui non faccio nome, che usavano handicappati oppure usavano animali, eccetera, e mi sembrava sciocco nel senso dell'uso gratuito di persone o di cose senza uno scopo ideologico ben preciso. L'arte per fortuna è strana, è l'unico limbo di pensiero che ci colloca in modo morbido tra il lecito e l'illecito. L'arte credo che sia per definizione antireale, come diceva Caravaggio, per cercare di definire la nostra verità soggettiva, che è un po' anche la verità di tutti, insomma. Quindi bisogna lasciarsi trasportare dalla fantasia, anche da fruitori di questa arte, no? Bisogna lasciare andare il pensiero senza voler inscatolare l'opera d'arte che si ha davanti, e questo è un po' il senso. Infatti penso di sì, penso che proprio la definizione di arte sia questo margine di libertà di pensiero che tutti noi abbiamo, e che lo spettatore, nel quale lo spettatore anche si riflette per pensare al proprio senso. Ma se pensiamo al Novecento, pensiamo alla produzione di grandi avanguardie, pensiamo anche all'invenzione della psicanalisi, della psicoterapia, insomma tutti elementi che hanno cercato di ridefinire l'uomo. Il Centro d'Arte Contemporanea Ticino è sempre attivo, c'è anche un sito che potete trovare. Quali sono le attività in corso del suo centro? Allora, le attività sono a partire da circa un anno, tantissime. Abbiamo il nostro centro, abbiamo rifatto il portale che non si occupa più di comunicazione estetica, ma si china sull'estetica della comunicazione. Abbiamo aperto diversi blog, abbiamo una mostra in corso del resto che riguarda artisti giovani, molto giovani, selezionati all'Accademia di Urbino, con cui abbiamo siglato da qualche giorno un partenariato biennale per organizzare appunto mostre con i loro allievi, piuttosto che workshop, piuttosto che residenze qui in Ticino dei loro artisti, e scambi a livello proprio di conferenze e letture. Quindi questo è quello che è in corso in questo momento, ma nel vostro sito cactticino.net si trova tutto, giusto? Si trova tutto, si trova poi il link su Facebook, si trova il link su CactTube, si trova il link sul MACT, che è una novità, quindi la creazione del Museo d'Arte Contemporanea Ticino, che è proprio stata resa pubblica due giorni fa con un banner da linkare, e si apre un blog dove ci sono le prime indicazioni sulla collezione del MACT, che è costituita da prestiti di collezioni private, sempre per quanto riguarda l'arte emergente degli ultimi 20 anni.
Mario Casanova, io la ringrazio per essere stato con noi in questi minuti, speriamo di rincontrarci presto e verremo senz'altro a trovarla per chiacchierare più a lungo sull'arte e quello che è l'arte contemporanea oggi anche in Ticino. Benissimo, grazie a voi. Buona giornata. A lei, buongiorno. Buona giornata a Mario Casanova, fra poco lì.